E cosa ne pensi dello Shock Knife? Tutto il bene possibile. Allora, specifico. Intanto, bisogna, cioè, tutto il bene possibile nel senso che io sono un patito degli strumenti, d'allenamento che danno un biofeedback, cioè un feedback che, per quanto è la situazione dell'allievo all'interno di quello che è il suo percorso, che sia sostenibile dall'allievo, ovviamente, perché come qualsiasi tipo, di feedback, come qualsiasi tipo di allenamento, se il tipo di, diciamo di risposta negativa, di feedback negativo non è sostenibile dall'allievo, lo stiamo distruggendo. Esempio, ci sta che ci sia un feedback negativo quando fai, per esempio, alcuni esercizi di pesi, per cui stai andando sulla panca, devi fare il massimale o quello che è più vicino al massimale possibile, hai il tuo spotter che ti aiuta, tu tiri, 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 a un certo punto non ce la fai più, cedi e lui ti aiuta. Ecco, quello è un feedback che è accettabile. Se il feedback però è tiri, 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 boom, ti arriva sul collo e muori, chiaramente è meno accettabile. Lo stesso vale per certi strumenti di allenamento. Esempio, lo shock knife per alcune persone è semplicemente troppo all'inizio. È troppo perché l'unica cosa che ottieni è che si paralizzano, quindi colleghi a quella che dovrebbe essere una situazione di estrema allerta, estrema determinazione mentale, che cosa è il blocco. E quindi stai facendo il contrario di quello che dovrebbe fare un buon istruttore, che è sviluppare invece delle reazioni positive, invece che reazioni negative o reazioni che non servono al contesto. Riguardo allo Shock Knife, dal mio punto io ce l'ho, ormai l'ho comprato, l'ho pagato un botto all'epoca, tra l'altro un casino perché l'abbiamo dovuto far passare dal Canada, perché in Italia non c'erano rivenditori che lo vendessero, quindi ha fatto un giro Canada, Germania, Italia. È costato un botto in spese di spedizione e in spese per quanto riguarda lo Shock Knife. Dal mio punto di vista non ne vale la pena. Spiego il perché. Allora, intanto sicuramente dal punto di vista di quella che è la reazione della paura e della tensione, come lo vedi che fa le scintille, ti caghi addosso. Dicevo, è esattamente la reazione che uno potrebbe avere di fronte a una lama vera, quindi ottimo. Il fatto di sentire il dolore è un ottimo feedback, perché come ti tocca senti il dolore, quindi aumenti la situazione, diciamo, di verosimilità alla realtà in quelle che sono le simulazioni. Il problema dove risiede? Il problema risiede nel fatto che dopo un po' ti abitui se non sei bravo a dosare l'allenamento, nel senso che se lo utilizzi una volta a settimana, dopo un po', ok, va bene, stessa cosa. Te lo dico perché il primo periodo ero super entusiasta, cioè dopo un po' ti cala. Per cui va per utilizzarlo una volta al mese, che vuol dire 12 volte all'anno, spendere quello che ho speso, che se ricordo bene era forse 350 euro, anche no, ci sono un sacco di altri strumenti che puoi utilizzare.